Salve a tutti, buon 2022, benvenuti a tutti nell'orto di Tex e mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e se volete condividere il vostro sapere o lasciare un commento, sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Oggi vado a rinvasare le barbatelle di vite, le vado a mettere nelle bottiglie. Perché dopo 60 giorni, visto che hanno radicato e le barbatelle non si devono attorcigliare le radici, ma devono venire belle lunghe. Il malvagia bianco addirittura ha anche buttato le foglie, perché io per forzarle un pochino e velocizzare le cose le chiudo sempre nelle scatole, queste sono le più piccole. E oltre a questo, per riprendere anche le viti madri, ho fatto il ciliegiolo, che è sempre una qualità nera, e il francesuolo, che è sempre un'altra qualità nera. E ho fatto poi, c'ho anche l'uva fragola, e l'uva fragola si usa come l'uva americana per fare il piede contro la fillossera. Da questo qui nero, dai, dal ciliegiolo. Con molta tranquillità diamo una smossa alla sabbia, quindi ancora non avranno radici grosse, ma ora ci guardiamo. Però vedete, belle, e anche qui già hanno cominciato a far uscire il germoglio. Ok, e praticamente non faccio altro che metterlo di qua così. Qui si vede uguale, no? Sì. Ok. Di meno. E in questo caso ora andiamo a usare la sabbia, quella fina gialla, solo sabbia fine, che per far crescere le radici delle barbatelle sono uno spettacolo. Vai, ne preleviamo un'altra, cioè un'altra, devo fare tutto. Se ne fanno sempre di più perché qualcuna logicamente non radica. Vedete, anche questa l'ha messa, ancora le gemme sono chiuse. E anche presto. Queste qui praticamente io rifaccio anche un po' di piante madri, uno perché me l'hanno chieste un po' d'amici e due perché io le gemme che vado a rinnestare si possono prendere anche da quelle lì innestate tranquillamente negli anni, però preferisco sempre tenermi il cultivar originale, quindi io mi rifaccio sempre anche le viti originali. Io poi ho un terreno sabbioso mischiato a tufo, mi è arrivata anche l'analisi, ma ora non me la ricordo, ce l'ho in casa. E fortuna, io sono fortunato perché nella mia terra e nei terreni sabbiosi in generale la fillossera non attacca. Se vi fa resistenza non la tirate su, mi raccomando, eh. Bella. Mamma mia, eh? Guardate belle che sono, che spettacolo. Questo poi, lo speroncino questo qui, questo si seccherà, già si sta seccando. E da qui, vedete, dove ci sono le foglie, da qui prenderà la nuova pianta. Vai, bottigliola. Le ho fatte corte apposta
proprio perché queste qui non devono essere innestate, ma tanto praticamente oltre la radice la pianta nuova, eccola, il suo ramo nuovo sarà questo qui, dove c'è la foglia, dove ci sono le foglie. Questo spunzone poi quando sarà secco un po' lo taglierò, o anche il prossimo anno, tanto non c'è problema per tagliare quello. Alla fine in una scatola così ce n'erano 30 e mi ha cileccato una di ciliegiolo, l'ho lavata e niente, proprio zero, e tre di malvagia e non fa niente. E il risultato, che prima erano, io le faccio germogliare in queste scatoline qui più piccole, perché attappandole le forzo un pochino e radicano un pochino prima di, che se tenerle fuori o comunque sia non chiuderle. E ora che hanno radicato, prima erano in una scatolina e ora ognuno nel loro vasetto. Sono 26, 12 bianche malvagia e il rimanente il ciliegiolo nero. Ora dovrò finire il sangiovese e il francesuolo, sono sempre due uve nere. E queste sono quelle lì non innestate per riprendere le piante madri praticamente. Qualcuna me l'hanno chiesta, la maggior parte so per me. Queste staranno in ambiente controllato e poi al prossimo video faremo le barbatelle, quelle con piede americano e piede di uva fragolina. Questa invece è uva fragola, che anche questa 10 le lascerò sempre per qualità e non li innesterò. Il resto fanno come l'uva americana, queste qui dentro, ora ve le faccio vedere, andranno tutte innestate. Questa è, sono le barbatelle di uva americana. Solo qui dentro ce ne sono 100. Questa è una cassetta. Io ci ho messo i tubi e il telo trasparente. Uno sfiato per l'aria. Vedete? E ecco qua. Sotto ci ho messo un telo dentro la cassetta e ci ho messo la sabbia. E le viti stanno radicando. Queste sono tutte da innestare. Queste e queste. Più altri 1200 che ce l'ho giù in serra, che porterò su domani.